Buona domenica, benvenuti a Stanze Vaticane su TGCom 24. Papa Francesco all'Angelus in piazza San Pietro ha annunciato un viaggio, toccherà appunto l'Ungheria e la Slovacchia il prossimo settembre, ma sono tante le notizie della settimana, la preghiera per il Libano e poi lo scandalo finanziario, l'inchiesta che si è chiusa in Vaticano, 10 imputati tra cui il Cardinal Becciu, ne parleremo tra pochissimo. Saluto Filippo Di Giacomo, editorialista che ci ha raggiunto via Skype, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Grazie e saluto anche padre George Brady, missionario maronita del Libano, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buona domenica. Grazie, iniziamo allora subito con le parole di Papa Francesco questa mattina all'Angelus. È più comodo un Dio astratto, distante, che non si mischia nelle situazioni e che accetta una fede lontana dalla vita, dai problemi, dalla società. Oppure ci piace credere a un Dio degli affetti speciali, che fa solo cose eccezionali e dà sempre grandi emozioni. Invece, cari fratelli e sorelle, Dio si è incarnato, Dio è umile, Dio è tenero, Dio è nascosto, si fa vicino a noi abitando la normalità della nostra vita quotidiana. E allora succede a noi come i compaesani di Gesù. Rischiamo che quando passa non lo riconosciamo. Torno a dire quella bella frase di Sant'Agostino: ho paura di Dio, del Signore, quando passa. Ma Agostino, perché hai paura? Ho paura di non riconoscerlo. Ho paura del Signore quando passa. Timeo Dominum transeuntem. Non lo riconosciamo, ci scandalizziamo di Lui. Pensiamo come il nostro cuore con questa realtà. E ora nella preghiera chiediamo alla Madonna, che ha colto il mistero del Dio nella quotidianità di Nazareth, di avere occhi e cuori liberi dai pregiudizi e avere occhi aperti allo stupore. Signore, che ti incontri. E quando incontriamo il Signore c'è questo stupore e lo incontriamo nella normalità. Occhi aperti alle sorprese di Dio, alla sua presenza umile nascosta nella vita di ogni giorno. Filippo Di Giacomo, sentendo le parole del Papa viene alla mente il fatto che non sono pochi quelli che credono che Dio sia soltanto qualcosa che fa gli effetti speciali, no? Che forse fuochi d'artificio, non lo so, che ne pensi? Ma sì, forse soprattutto in questi tempi c'è una specie di richiesta di miracolismo assolutamente, assolutamente insano. Basti pensare a tutta quella, diciamo così, pulsione che passa attraverso una certa forma di neopentecostalismo, dove addirittura Dio è quello che ti fa guadagnare soldi, ti fa avanzare nella carriera, ti garantisce il successo. Però noi in realtà iniziamo il nostro anno liturgico dicendo che il Signore cammina nella storia, e anche questa storia un po' complessa come i nostri giorni è accompagnata da questa presenza del Signore, che forse noi non riusciamo a capire perché siamo tutti molto concentrati su una certa forma di confessionalismo, siamo troppo cattolici, troppo ortodossi, troppo evangelici, troppo non so che, mentre dovremmo ricordarci che la Chiesa mistero è la Chiesa che non ha aggettivi, è la Chiesa che appartiene a Cristo e Cristo ama la sua Chiesa. E poi questa Chiesa, Papa Francesco ha detto, soffre molto spesso perché succedono degli scandali, si è chiusa l'inchiesta vaticana sui fondi della Segreteria di Stato, 10 imputati, vediamo il servizio che ricostruisce un po' la vicenda e poi ne parliamo. Un patrimonio di oltre 200 milioni di euro dilapidato in operazioni speculative illecite, un sistema predatorio e lucrativo che aveva messo le mani sui fondi della Segreteria di Stato Vaticana, in particolare quelli destinati alle opere di carità personale di Papa Francesco. Dopo 2 anni di indagini si chiude l'inchiesta sulle finanze vaticane, a processo 10 persone, tra cui il cardinale Angelo Becciu, accusato di peculato, abuso d'ufficio e subornazione. In questo caso, scrivono gli inquirenti della Santa Sede, per aver provato a far ritrattare un testimone.
Becciu si difende, macchinazioni ordite contro di me, sono innocente, lo dimostrerò in tribunale. Nell'inchiesta spicca la testimonianza di Monsignor Perlasca, secondo il quale il porporato sardo gli avrebbe chiesto di cancellare tutti i messaggi dal telefonino, prendendosela duramente anche con i magistrati del Papa. Secondo i giudici, il cardinale dovrà spiegare il perché di quei 225.000 euro inviati tramite la Caritas della sua diocesi alla cooperativa del fratello Tonino. E poi i 575.000 euro inviati a Cecilia Marogna, consulente vaticana incaricata di operazioni di intelligence in Nord Africa. Nelle carte degli investigatori vaticani emerge all'ombra di San Pietro una vera e propria cricca. Soggetti estranei alla struttura ecclesiale, scrivono i magistrati, spesso improbabili se non improponibili. Così a processo andranno anche i broker Mincione, Torzi e Crasso e altri dipendenti laici ed ecclesiastici della Santa Sede. La prima udienza è fissata il 27 luglio prossimo. La segreteria di Stato si costituirà parte civile. Intervenendo da Strasburgo, il cardinale Parolin ha detto: «Spero che il processo porti verità. Sono molto triste per le persone coinvolte». Allora, Filippo Di Giacomo, un paio di domande. La prima che mi viene in mente, perché alla fine sembra essere tornati sempre all'epoca degli scandali in Vaticano di Monsignor Marcinkus? Perché alla fine ci si affida sempre a delle persone che, dicono i magistrati, estranee un po' all'ambiente ecclesiastico, che poi alla fine portano forse sempre a questi scandali? Perché secondo te? Beh, la buona notizia è che alla fine se ne sono accorti anche i magistrati. È vero che nel frattempo il Papa ha ristrutturato il tribunale mettendoci delle persone che vantano anche una competenza e soprattutto anche una certa libertà d'azione, mentre prima, diciamo così, i tribunali vaticani esistevano sulla carta ma non esistevano nella realtà, ma che in Vaticano c'era un sistema familistico, affaristico che girava intorno sempre alle stesse persone, che veniva gestito dai personaggi che stavano dentro quei ruoli, non è, credo, secondo me, un problema del sostituto alla segreteria di Stato Becciu piuttosto che i suoi predecessori o il suo successore. Era quel sistema familistico su cui mettevano il cappello, che continuava tranquillamente perché persone che godevano una certa fiducia contribuivano a amministrare quello che in un'amministrazione normale viene chiamato fondo sovrano. Perché una delle notizie false che circolano è che l'obolo di San Pietro sia destinato alla carità del Papa. L'obolo di San Pietro nasce dopo il 1870 in Belgio e in Francia per assicurare al Papa prigioniero in Vaticano di poter continuare a svolgere la sua missione, visto che tutti i beni ecclesiastici italiani erano stati incamerati dallo Stato italiano. E bisogna aspettare il 29 per arrivare a una piccola forma di riparazione o di compenso. Nel frattempo, come campava la Chiesa? Che quelle persone fossero qui oggettivamente dentro un sistema che chiunque avesse la sfortuna di incocciarci, insomma, scopriva. Per esempio, perché io pago 1.300 euro a Propaganda Fide, sono un prete a 45 anni, pago di affitto a Propaganda Fide, mentre dei politici o delle politiche, perché si usa il femminile, che hanno case molto più grandi delle mie, con 70 metri, pagano 300 cioè. Euro. Adesso stanno scoperchiando la pecora, beh, la pentola, beh, auguri. Ecco, vediamo che succederà. E poi l'altra questione. Papa Francesco ha cambiato con un motu proprio lo scorso aprile l'ordinamento giudiziario della Città del Vaticano e quindi adesso anche i cardinali dovranno andare in tribunale al pari degli altri imputati. In tempi recenti non era mai accaduto perché ovviamente i cardinali venivano giudicati da un altro organo. Come vedi questa novità che ha introdotto Papa Francesco? Anche quella è qualcosa che finalmente è arrivata al capolinea, perché questa storia dei cardinali intoccabili nasce nel 1929 con i patti lateranensi, quando i cardinali vengono dichiarati principi di sangue e perciò godevano delle garanzie che la legge italiana attribuiva ai principi di sangue di Casa Savoia. Questo perché fino al concordato capitava regolarmente che vescovi e cardinali fossero perseguiti anche dalla legge civile. Nel 1903
quando venne eletto Pio X al Soglio Pontificio, erano 17 i vescovi, e compresi qualche cardinale, che stavano in carcere perché i rei confessi di aver organizzato processione del Corpus Domini o delle feste patronali, cosa che la legge Sicardi proibiva. Però anche nell'ordinamento canonico, fino al 29, i cardinali e i vescovi non erano certamente esenti da nulla, tant'è vero che la storia ci dice di un cardinal Paul messo a Castel Sant'Angelo verso il 1600 per 12 anni e altri cardinali che Paolo IV e altri pontefici mandavano in galera e perseguivano a norma di legge. È, diciamo, qualcosa che ristruttura non la Chiesa o ciò che il cardinale è nella Chiesa, ma ristruttura ciò che lo Stato della Città del Vaticano era. Lo Stato della Città del Vaticano sta diventando una nazione al passo coi tempi. Non è ancora la perfezione, ma sono dei buoni primi passi. Siamo sulla buona strada, diciamo, con tutte le riforme che si stanno facendo. C'è stata però anche durante questa settimana la giornata di preghiera per il Libano, per questo ho invitato anche padre George Brady. Allora, ascoltiamo cosa ha detto Papa Francesco qualche giorno fa in Basilica. Ci siamo riuniti oggi per pregare e riflettere, spinta dalla preoccupazione per il Libano, preoccupazione forte nel vedere questo paese che porto nel cuore e che ho il desiderio di visitare, precipitato in una grave crisi. Sono grato a tutti i partecipanti per aver accolto prontamente l'invito e per la condivisione fraterna. Noi pastori, sostenuti dalla preghiera del popolo santo di Dio, in questo frangente buio abbiamo cercato insieme di orientarci alla luce di Dio. E alla sua luce abbiamo visto anzitutto le nostre opacità, gli sbagli commessi quando non abbiamo testimoniato il Vangelo con coerenza e fino in fondo, le occasioni perse sulla via della fraternità, della riconciliazione e della piena unità. Di questo chiediamo perdono e con il cuore contrito diciamo pietà, Signore. Queste le parole di Papa Francesco. Padre George, quanto è importante questa giornata che Papa Francesco ha voluto guidare, questa giornata di preghiera che il Papa ha voluto guidare con tutti i capi religiosi dell'area? Ecco, buongiorno di nuovo e buona domenica a tutti. Questa giornata che è stata di grande importanza per il Libano, veramente tutti i libanesi hanno sentito questo grande affetto sia di Papa Francesco sia della Chiesa intera che si è riunita il primo di luglio per, non solo per pregare per il Libano, ma per anche portare la voce di questo popolo che sta soffrendo al mondo intero. Questa giornata il Santo Padre ha invitato tutti i capi delle chiese che stanno in Libano, e come alcuni sanno che in Libano ci sono 18 confessioni religiose. Ecco, c'è qualche problema con il collegamento Skype, proviamo a risentire se Padre Giorgio si è ripristinato il collegamento. Pronto? No, c'è qualche problema, intanto proviamo a ripristinare, intanto chiedo a Filippo Di Giacomo il suo parere appunto su questa preghiera, su questa giornata di preghiera e l'interesse che sta manifestando il Papa verso questa nazione che vuole anche visitare. Beh, dicevamo all'inizio la Chiesa senza aggettivi qualificativi, dicevano i capi delle chiese cristiane presenti in Libano, tutti intorno al Papa, o il Papa insieme a ognuno di loro. E questo è un passo molto bello per rapporto anche a una situazione nella quale le nostre opacità, come dice il Papa, riguardano enormemente anche l'Occidente. Quando abbiamo lasciato il Libano, che era, dopo la Seconda Guerra Mondiale, stata strutturata come un paese dove la coesistenza veniva strutturata su una base, più che confessionale, soprattutto demografica, abbiamo lasciato che nel Libano venisse alterata la situazione demografica, che nel Libano venisse alterata quella che era le forme di coesistenza e con la creazione di stati dentro gli stati. Il Libano è importante.
Il Libano è importante perché è l'unico paese dove noi possiamo dire siamo fratelli, perché il grande problema è sapere che mentre il cristianesimo è disposto a dire a chiunque siamo fratelli, bisogna sapere se quelli delle altre religioni sono disposti a dire, a sentirsi fratelli nostri. Se non certo. Si arriva, e nel Libano c'è il seme, a un'idea di cittadinanza, non si arriva da nessuna parte. La cittadinanza deve andare oltre la confessione religiosa, oltre ciò che si è. Bisogna essere prima cittadini e poi fedeli di una fede. Padre George, credo che il collegamento sia stato ripristinato. Com'è la situazione attuale in Libano? Come state vivendo questi giorni? Sì, in Libano, come ha detto Papa Francesco, c'è una grande crisi, una grandissima crisi, sia economica, sia politica, sia anche come il Libano sta perdendo la sua identità. C'è una grande crisi, ci sono tanti cristiani che stanno... Ecco, si è bloccato di nuovo il collegamento. In conclusione, Filippo Di Giacomo, perché ormai manca quasi un minuto, questa iniziativa del Papa di pregare per il Libano, ma l'aveva già fatto in passato anche per la Siria, l'attenzione a queste aree del mondo ovviamente può essere ascoltato quando il Papa si rivolge ai governi e dice datevi una mossa, ma si rivolge anche alla Chiesa locale. Sì, ma bisogna guardare a quello che la Chiesa nel suo complesso sta facendo, cioè c'è un capo religioso, il patriarca Rai, che sta ponendo dei problemi oggettivi a dei politici che non riescono a superare idee di tribalismo o di confessionalismo per rapporto all'insieme della nazione. È la stessa azione che Papa Francesco è andato a compiere in Iraq, cioè in Medio Oriente, dove ai cristiani viene negata spesso e volentieri anche la cittadinanza, sono proprio i cristiani a porre un problema che non riguarda semplicemente la presenza di opere cattoliche o cristiane, ma riguarda semplicemente la presenza di forme di vita che siano forme di vita democratiche, condivise a vantaggio di tutti, non solo a vantaggio dei capi tribù. Se cade il Libano, in tutta la regione del Medio Oriente, questo discorso non lo si farà per i prossimi 100 anni. Grazie Filippo Di Giacomo, editorialista, grazie a padre George Brady, missionario maronita, e purtroppo col collegamento è andata così, ci rifaremo sicuramente in futuro. Grazie mille però per la testimonianza, e noi ci vediamo come sempre la domenica alle 17, alle 20 e 35, continuiamo con tutti gli altri programmi TG Com 24.